Martedì 20 luglio alle ore 19 allo stadio Raffaele Guariglia, un momento speciale per ricordare due ragazzi speciali che hanno creato un legame importante con la città, che se ne sono andati troppo presto. Oggi incontriamo i due organizzatori per capire un po' come è nata l'idea e il modo di tenere nel cuore e di ricordare attraverso lo sport che accomunava sia Carmine che Vincenzo un momento di socialità e di gioia, proprio per vivere con loro e nel loro ricordo la gioia anche del calcio. L'idea è nata tra di noi amici, abbiamo detto: ma perché non organizziamo una partita? Inizialmente, quando abbiamo parlato tra noi, era una cosa che era stata pensata il 24 maggio nel ricordo di Vincenzo. Poi abbiamo detto: noi abbiamo due amici che ci accomunano, Vincenzo e Carmine. Allora organizziamo una partita dell'amicizia, dove la parola amicizia è la principale cosa di questa partita. E quindi abbiamo parlato con gli amici di Carmine, abbiamo organizzato questa partita il 20 luglio che si terrà alle ore 19 al Guariglia, anche perché il calcio accomuna tutti, accomuna. E allora questa partita deve accomunare tutti e deve farci sentire in quel giorno tutti amici, e dobbiamo ricordare due persone che noi veramente abbiamo voluto bene. Come diceva bene prima Piero, innanzitutto si era pensato soltanto a fare la partita dell'amicizia, perché chiaramente, essendo il calcio il comune denominatore, si era pensato di fare questa partita. Però poi, anche un poco ricordando il memorial di Carmine Pallutto che facevamo durante il Beach Soccer, abbiamo pensato insieme: perché non fare qualche cosa prima? Allora, visto che al Guariglia ci sono le due targhe, sia per Carmine che per Vincenzo, abbiamo pensato a una piccola cerimonia: verranno depositate due corone di fiori sulle targhe, poi ci sarà un ingresso in campo con una coreografia da parte dei tifosi dell'Agropoli, che hanno comprato i fumogeni, hanno fatto uno striscione per tutti e due i nostri compianti amici. Quindi, insomma, e poi chiaramente ci saranno anche delle parole del sindaco Adamo Coppola, ci saranno delle targhe in memoria della famiglia, un ringraziamento all'amministrazione. Quindi si è creato con semplicità una piccola cerimonia in apertura di questa partita, anche se poi chiaramente la partita rimane il clou, rimane quello il divertimento principale e il momento di aggregazione. Ci preme ringraziare tutte le persone che ci stanno aiutando in questo momento. Io e Piero siamo in questo momento soltanto forse la parte più organizzativa, ma il cuore ce lo stanno mettendo tutto, a partire dai tifosi dell'Agropoli, a partire da tutte quante le persone che vogliono ricordare gli amici di tutti, che erano Carmine e Vincenzo. Quindi il ringraziamento va a tutti quanti. Oggi, adesso ci siamo noi qui, ma è come se dietro di noi ci fossero centinaia di persone. Carmine Pallutto e Vincenzo Russo, due ragazzi che hanno messo in moto attraverso l'amicizia un'iniziativa così bella.